Buon pomeriggio a tutti, sono Massimo De Marchi, il direttore del Master in G-Science, Sistemi e Pilotaggio Remoto. Oggi avviamo un'attività che ci accompagnerà durante tutta l'estate, che si chiama Estate GIS. Saranno una serie di seminari, appuntamenti settimanali, da oggi fino a fine settembre, con un paio di pause. Una sarà in corrispondenza del mese d'agosto e l'altra invece in occasione delle giornate della geografia che si terranno a Padova il 13-15 settembre. E sono una serie di appuntamenti per persone appassionate di GIS con diversi interessi, dalla curiosità a un impegno più professionale, e vedremo nel corso di questi 3 mesi tematiche molto diverse che credo potranno soddisfare interessi diversi. Sarà anche un'occasione per assaggiare alcuni dei temi che poi verranno affrontati al Master G-Science, o più in generale vedere come le nuove tecnologie dell'informazione geografica possono avere un utilizzo sia professionale, quindi generare opportunità di lavoro, ma anche sono occasioni per creare cittadinanza sostenibile, per supportare per esempio le azioni dei cittadini di gruppi che in diverse parti del mondo utilizzano le conoscenze, l'informazione geografica per affrontare diverse tematiche, dai diritti umani, la protezione dell'ambiente, eccetera, alla transizione agroecologica, per esempio. Ecco, quindi oggi vi lascio in compagnia di Stefano Brugnaro che affronterà un plugin di QGIS, vi spiegherà cos'è un plugin, vi spiegherà cos'è QGIS per chi non lo sa, per gli altri abbiate un attimo di pazienza e vedrete come per esempio si possono utilizzare immagini satellitari gratuite prodotte dall'Unione Europea nell'ambito del programma Copernicus o dagli Stati Uniti nell'ambito del programma Landsat, quindi una ricchezza informativa che può essere trasformata in azione, conoscenza e cambiamento del territorio. Un buon pomeriggio a tutti. Stefano Brugnaro ci presenta il plugin di QGIS SCP. Buongiorno a tutti. Ecco, allora, come prima cosa vi mostro come installare un plugin, dove trovare il plugin e che cos'è un plugin fondamentalmente. Per installare un plugin all'interno della schermata appunto di QGIS, io adesso ho aperto l'ultima versione, l'ultima long release che è la 3.2. Abbiamo la scritta appunto qua in alto, come vedete, plugin. Andando all'interno dei plugin, suggerisci installa plugin, compare una schermata con tutti i possibili plugin che possono essere installati in QGIS. Quello che ci interessa è il semi-automatic classification, quindi basta scrivere semi-automatic classification plugin. Una volta trovato il plugin, è possibile installarlo. Il plugin è stato sviluppato e continua a essere sviluppato da Luca Congedo, un ingegnere italiano, romano, se non sbaglio, e permette di fare classificazioni supervisionate o comunque di gestire anche delle immagini satellitari e classificare appunto il suolo, quindi avere delle informazioni riguardo la risposta spettrale a partire da immagini multispettrali. Una volta che è stato installato il plugin, compaiono una serie di icone. C'è l'icona proprio del plugin Semi-Automatic Classification e delle icone che ci serviranno appunto per la classificazione supervised, che è un po' il tema di questo workshop. Compare anche vicino al menu della TOC l'SCP Doc, che io ho riassunto qui, che è questo. Questa schermata permette con il training input di appunto fare classificazione, fare le classificazioni e quindi gestire dei poligoni che saranno i poligoni che andremo a utilizzare per la classificazione supervisionata. Premendo appunto, entrando all'interno del plugin, quindi questo Semi Automatic Classification Plugin, compare. Eccolo qua, questa schermata che è la schermata del Semi Automatic Classification Plugin. C'è il Band Set, Basic Tool. Band Set praticamente permette di gestire un attimo le immagini che sono caricate all'interno della TOC e dare anche delle informazioni a riguardo. Basic Tool,
che, come dice il nome, ha degli strumenti basici, quindi ad esempio la possibilità di avere un composite band sull'RGB list, oppure questo multiple ROI creation che è comunque collegato a quello che faremo dopo. La ROI, ROI è un acronimo, significa Region of Interest, e praticamente è quello che noi andiamo a disegnare, consideriamo come area di interesse entro la quale andiamo a operare e quindi entro la quale consideriamo una certa risposta spettrale costante o comunque un qualcosa che noi andiamo a considerare come uno standard. Questo è molto interessante. Adesso io ho già fatto una ricerca, è la possibilità di scaricare delle immagini satellitari direttamente dal plugin. È possibile connettersi con l'USGS, con l'EarthData oppure programma Copernicus Sentinel. Basta registrarsi all'interno del sito e poi si ha l'accesso. Io adesso qui mi sono registrato al sito dell'USGS per mostrarvi anche come fare uno scaricamento. Nel caso comunque basta andare su questo link, vicino al login c'è appunto un link. Basta premerci sopra, si viene proiettati alla pagina appunto in questo caso dell'USGS, create un nuovo account, seguite la procedura e poi è possibile scaricare le immagini. Idem per l'EarthData e Sentinel. Sentinel si interfaccia appunto con il programma Copernicus. Andando poi in Search, c'è la possibilità di scegliere una vasta gamma di programmi satellitari, tra cui Sentinel, Landsat 7, 6, 7, 8, 4, 5 e appunto dall'1 al 5, Laster, Modis e qua un'altra serie di satelliti. Le coordinate che bisogna inserire sono un po' un attimo, non è semplicissimo capirle all'inizio, e tuttavia c'è anche la possibilità di settare la regione con questo pulsante set area in the map, quindi se avete una basemap attiva andate a disegnare direttamente sull'area che vi interessa andare a scaricare, che è la cosa più semplice. Volendo comunque io adesso gli pulisco la lista, li devo selezionare tutti. Una volta comunque selezionate le coordinate che vi interessano, ad esempio, quindi avete l'upper left e lower right, c'è la possibilità appunto di scegliere delle coordinate che devono essere espresse in VGS 84, quindi coordinate geografiche, e quindi andate a inserire, qua si è perso qualcosa, andate a inserire le coordinate, poi andate a scegliere non solo le coordinate, adesso sto cancellando i vecchi dati che avevo inserito prima, andate a scegliere quindi le coordinate x e y dell'angolo in alto a sinistra e le coordinate x e y dell'angolo in basso a destra. Poi è possibile scegliere il satellite, quindi Landsat 7, come si diceva prima, 8 oppure altri satelliti, il periodo, quindi andare, vediamo se riavviandolo, e ok, riavvio anche QGIS intanto. E andando a scegliere quindi, come dicevo, la data, quindi l'intervallo temporale entro il quale scegliere il rilievo, oppure, anzi, e la copertura nuvolosa, quindi andando da 0% di copertura nuvolosa fino a una soglia massima del 100%. È interessante perché se si decide di voler operare entro una soglia di copertura nuvolosa, è interessante appunto potergli dire che noi non vogliamo scendere entro un certo tot di copertura, salire entro un certo tot di copertura. Quindi faccio un esempio, io scelgo il satellite Landsat 7 e gli dico di andare da un upper left di 10 gradi per la X e 45 gradi per la Y, lower right vado quindi fino a 15 gradi per la longitudine e
40 gradi per la latitudine. Questo significa che vado da 10 a 15 gradi di longitudine e da 40 a 45 gradi di latitudine. Il satellite l'ho già scelto, la data qua è preimpostata dal 1 gennaio 2016 fino ad oggi e la massima copertura nuvolosa è impostata al 10%. Facciamo che ci va bene e gli dico find. Lui adesso sta cercando tutte le immagini satellitari corrispondenti appunto all'Landsat 7 con questo intervallo spaziale, con questo intervallo anche temporale, e ci propone queste soluzioni, questi 20 risultati. Qua in basso, come vedete, su download c'è scritto Only if preview in layer, che significa che lui adesso, se noi andiamo a selezionare un'immagine qualsiasi e gli diciamo di scaricarla, lui non la scarica, perché prima di scaricarla deve averla in preview nella TOC. Per averla in preview nella TOC basta fare display preview off qui. Quindi gli diamo questo comando e questa è l'immagine che anche a voi dovrebbe essere nera se avete fatto l'operazione. Per non vederla nera basta andare sulle proprietà e su miglioramento contrasto, appunto, non gli date nessun miglioramento, applica e questa è l'immagine. Adesso per questioni anche di tempo, perché bisognerebbe fare il download dell'immagine, ho scaricato apposta un'immagine del Landsat 7 perché sono affette da stripe, cioè tutte queste linee nere sono un difetto. Per sistemare questo difetto basta utilizzare il comando r.null, anzi null, e il geoprocesso di GDAL, riempimento nullo, e basterebbe dargli appunto, bisogna scaricare tutte le immagini. Si potrebbe fare anche da qui, però qui, come vedete, non dà un'immagine globale dalle varie bande separate. Bisognerebbe scaricarle, creare un raster che è l'unione delle bande tenendole separate e poi gli si dice appunto di dare un riempimento per i valori nulli. Una volta che gli si dà riempimento per i valori nulli, lui fa un'interpolazione sui dati che ha a disposizione e quindi va a eliminare lo stripe costruendosi un dato a partire da quelli che ha a fianco. Quindi un'interpolazione su un raster. Un risultato analogo lo avete anche appunto con l'interpolazione raster, quindi con il resampling, che è sempre un comando grass deve essere, eccolo qua, il resamp bspline, solitamente utilizzo questo, che permette appunto di fare un'interpolazione su dei dati raster. Questa è una cosa anche abbastanza interessante che permette di ottenere degli ottimi risultati e di correggere il problema dello stripe. Essendo comunque un'immagine Landsat 7 ad alta risoluzione, cioè comunque a media risoluzione, diciamo che non è male come dato. Adesso lo rimuovo perché non ci interessa. Ok, tornando all'interno del plugin, poi c'è anche download option. Qui ok, ci dà tutte le varie opzioni di download. Semplicemente dice quali programmi spaziali abbiamo a disposizione e che satelliti abbiamo a disposizione per ogni programma spaziale. C'è poi un pre-processing dove appunto ci sono varie operazioni, molto interessante lo split raster band che permette di splittare un'immagine multispettrale, quindi quello che dicevo prima, se abbiamo un'immagine multispettrale che è stata creata a partire da vari raster a singola banda e non è stato tenuto conto della possibilità di tenere le bande separate, perché è un'ipotesi anche questa, c'è la possibilità di creare dei raster senza mantenere la separazione tra le bande. Se non viene mantenuta la separazione tra le bande, verrà creato un raster unico, singola banda, dal quale non è possibile trarre l'informazione per la classificazione, perché noi abbiamo una risposta unica che non va a seguire quelle che sono le firme spettrali tipiche di ogni intervallo della banda stessa. Con lo split raster band è possibile estrarre ogni singola banda da un raster. Qui dà le impostazioni, quindi è possibile fare select
multiband raster, che ci dice qual è il raster di partenza multiband che vogliamo andare a splittare, e qui ci dice il prefisso che darà alla banda che noi stiamo andando a estrarre. Il contrario è lo stacking, quindi poi c'è anche un mosaic e infine una correzione sulla nuvolosità. In questo caso non è il DOS, non è la correzione DOS, ma è solamente una maschera. Il DOS lo si va a trovare, dov'è? No, non è nemmeno qui, deve essere in post processing. E vediamo se lo becco subito. E, no, beh, appena lo troviamo ne parliamo. Comunque la possibilità di fare una correzione utilizzando appunto queste correzioni atmosferiche che si chiamano DOS. E dovrebbe essere teoricamente all'interno di ogni satellite. Vediamo ad esempio il Sentinel, eccolo qua. Andando su preprocessing dentro a appunto i vari satelliti, c'è la possibilità di fare la correzione DOS 1. È possibile fare anche delle altre correzioni atmosferiche che comunque non fanno parte del plugin, non sono contemplate all'interno del plugin. Post processing, interessante nel post processing la classificazione, class signature, ovvero la possibilità di creare delle firme spettrali, un edit raster e altre varie opzioni. Band calc è un calcolatore raster che agisce appunto sulle immagini che sono caricate, la possibilità di fare un tipo di processing in batch, quindi non di una singola, di un singolo raster, ma di più raster, e infine i setting e un attimo delle informazioni sul plugin, compreso il manuale e l'aiuto online. Questo è un attimo una carrellata rapida su quello che può fare questo plugin, che cos'è e un attimo come nasce e perché. Adesso io vi ho passato delle immagini dentro una cartella, andiamo a caricarle. Quindi, non so, tu stai usando QGIS? Ok, va bene, carica il raster e li carichi come raster. Io vado a caricare i vari TIFF, quindi vado qui, mi becco i TIFF. Questi provengono da un Landsat 8 e ho preso solamente le prime 6 bande. Quindi una volta selezionate queste bande, gli do apri e le aggiungo. E questo è ciò che abbiamo. Prima cosa da fare, caricate. Ok, mettiamoli in ordine, perché come vedete sono banda 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ovviamente devono essere 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi le mettiamo in ordine. Le mettiamo in ordine perché poi durante l'operazione di unione dei raster, lui va a prendersi i raster caricati nell'ordine in cui sono caricati. Quindi se sono 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, se noi facciamo un'operazione tra bande, in realtà non lo stiamo facendo, se facciamo 1 più 2, ad esempio, lui va a prendersi il primo e il secondo, che in realtà sono il sesto e il quinto. Quindi viene fuori un casino, fondamentalmente. Ordine crescente. Esatto. Per trattare più tematiche, per unirli facciamo un raster virtuale. Per fare un raster virtuale bisogna andare in raster, miscellanea e build virtual raster, il primo. Forse voi lo avete diverso, così, se avete la 2.18. Comunque il concetto è quello, vi chiede quali sono i raster in ingresso, e in questo caso me li va a prendere, vedete che sono in ordine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voi ce l'avete uguale? Sì. Gli diciamo seleziona tutto e gli diamo ok. Risoluzione, diamogli la massima,
Tanto comunque sono immagini multispettrali che non sono ad altissima risoluzione, sì. Li ho presi tutti? Tutti. Gli do risoluzione massima. E spuntiamo, importante, metti ogni file in ingresso in una banda separata, che è quello che dicevamo prima. Cioè lui adesso va a creare un raster unico con le bande separate. Esatto. Lo salviamo ad esempio all'interno della cartella che abbiamo, che è semi-automatic classification, io ce l'ho dentro l'Ansat 8, vado a salvarlo come merge per esempio, con estensione VRT, che è raster virtuale. Una volta che gli abbiamo dato tutti questi comandi, run. Ecco, io ho appena formattato, se vedete, io ho scritto virtuale, per dargli il nome effettivo basta andare sulle impostazioni di processing e spuntargli usa il nome del file come nome del layer. Sui processing, sugli strumenti di processing. Esatto. No. Processing, io ho gli strumenti, nella 2.18 c'è anche... La 3, allora hai questa situazione, hai questa chiave. Lì dentro, andando in generale, sotto c'è usa il nome del file come nome del layer. Tu ce l'hai diverso. È in opzioni, ok. Processing opzioni. Ecco, ve lo consiglio perché poi è anche bellino avere il nome del file con il nome che gli abbiamo dato. Dovrebbe cambiarsi? No, adesso no. Però basta... rimuoverlo, ricaricarlo, ma lasciamolo pure così. Adesso per salvarlo, per esempio in JavaTiff, basta fare tasto destro, esporta o salva con nome o salva come, save as JavaTiff, lui si è già beccato il sistema di riferimento giusto e lo salviamo, lo salvo sempre all'interno della mia cartella e lo chiamo anche questo merge. Una volta che gli abbiamo dato tutte le opzioni, diamo ok, e adesso vedete che me l'ha salvato e si chiama merge. Per ordine adesso io mi creo anche un gruppo che lo chiamo bande e ci butto dentro tutte le bande sulle quali stavamo lavorando in modo da avere un po' di ordine e avere merge e le bande. Ok. Adesso, la prossima virtuale l'ho messo dentro qui, ma si può anche togliere, non ci serve più. Adesso, riaprite il semi-automatic classification plugin, l'iconcina qua in alto. Se andiamo su band set, c'è multiband image list. Se gli date il refresh, adesso lui vedrà il merge, la mia banda merge. Con tutte le varie bande, che sono appunto 6, quelle che abbiamo caricato. Ce l'avete? Sì. Le 6, sì. E parte dalla 0, ma non dalla 6. Dalla 1, scusami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non ce le hai così? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. Ok, era per farvi vedere. Questo possiamo ridurlo a icona. Il plugin vi ha creato, vi dicevo, anche questo SCP doc che io ho messo per comodità la possibilità di cambiare, quindi posso scegliere layer, SCP doc o browser in modo da avere meno, più ordine e più spazio anche. Allora adesso andiamo sull'SCP doc. Se noi andiamo in training input ci dà la possibilità di creare delle classi e delle macro classi che non sono altro che delle regioni, delle aree che hanno una risposta spettrale che secondo noi è costante e che andremo a fissare come paletto per la classificazione supervisionata. Prima cosa da fare è creare appunto un modello di ROI, cioè una ROI. Quindi dovete andare, vedete qui in alto,
Forse io anche che il no, non ce l'ho più, che il control mi evidenziava il mouse. Vabbè, andiamo su Create a new training input. Vado a crearlo sempre dentro l'ansatot e lo chiamo Roy. Una volta che l'ho creato gli do salva e lui mi ha creato la ROI. E ora possiamo, non si vede perché io ho lo schermo, ho lo sfondo scuro, comunque c'è. Devi dargli un'immagine input. Come? Devi dargli un input di immagine. Vediamo com'è. Prima metti. Poi. Ah sì, sì sì. Io gliel'ho dato prima, prima andando appunto sul semi-automatic classification. Comunque daglielo, se non l'avete dato, dategli il merge, perché è diverso dalla 3, la 3 e dalla 2. Ok, allora, che cos'è sta roba? Una montagna, fondamentalmente. Una montagna, ma ci sono anche queste cose bianche, che forse, questo forse è un ghiacciaio, queste di sicuro sono nuvole. Qua c'è un paesino, qua ci sono delle strade, altre nuvole forse, qua di sicuro, qua potrebbe essere ghiaccio o neve. Quindi noi possiamo andare a immaginare in questo contesto due macro categorie, naturale e antropico, cioè dove il naturale sono le montagne, i prati, le nuvole, il ghiaccio, l'acqua, e l'antropico sono le città, le strade, basta fondamentalmente. Per agevolarci possiamo anche utilizzare una base map, quindi se non l'avete installato vi consiglio di farlo, installate il quick map service. Io ad esempio decido di usare come base map per capire bene cosa c'è sotto Google Satellite, così basta andare in layer, spengo il merge e vedo un attimo di cosa si tratta. Come vedete matchano benissimo. Anche in questo caso, vedete, qua è ghiaccio. Se c'era qualche dubbio, questo è ghiaccio. Questa è invece una nuvola. Qua non c'è niente. Se metto l'immagine, ho la nuvola. Se vado qui, vedo che abbiamo un paesino con delle strade. Accendo il mio merge, la risoluzione è quello che è, però è un paesino. Quindi torniamo su scp-doc e creiamo la prima macro classe, che io chiamo naturale, qui in basso, su mc-info. Sei su macro listo o ROI? Sono su training input, sì. In basso c'è scritto mcid1, mc-info, sì, naturale, il resto lasciate com'è, a parte c-info. Che adesso andiamo a decidere cosa mettere. Cosa mettiamo? Siamo nel naturale, possiamo mettere prati. Qua ad esempio è un prato, decidiamo di mettere prati, quindi prato, lo chiamo prato. Sempre nel dubbio, è effettivamente un prato. Ora ho due modi per procedere. Posso disegnare io l'area manualmente, oppure posso affidarmi a un tool che riconosce automaticamente le aree che hanno la risposta spettrale simile o comunque entro una certa soglia e quindi mi seleziona dei pixel. Sono queste due icone. Questo crea una ROI poligonale e questo Active ROI Pointer. Le soglie sono queste, dist, min, max. Ad esempio, io utilizzo questo di solito, Activate ROI Pointer. Lo attivo, vado qui e seleziono un punto, proprio schiaccio sopra. E lui mi seleziona, vedete, quest'area. Che mi dice, quest'area ha una risposta spettrale che secondo me è entro la soglia che mi ha impostato. Benissimo, ma io voglio avere anche un'altra area. Non mi accontento di questa. Basta schiacciare Shift, tenerlo schiacciato e selezionare un altro punto. Non me l'ha fatto. Control, scusate. E ne ha selezionate due. Per farne una terza, stessa roba. Ok?
Quando abbiamo deciso che queste tre aree sono rappresentative dei prati, di tutta l'immagine, allora andiamo qui, in basso, dove c'è Save Temporary ROI to Training Input. Cioè lui, di fatto, sta andando a salvare queste ROI all'interno del Training Input che abbiamo creato prima per avere una classificazione e quindi rifarsi all'immagine multispettrale di prima per fare una classificazione supervisionata. Gli diamo il salva. E lui l'ha salvato. Automaticamente mantiene la macro class costante, che vedete c'è sempre uno, è naturale, e la classe va avanti di due, va avanti di uno. Quindi adesso possiamo mettere montagna, per esempio. Andiamo a vedere montagna. Montagna può andarci bene qua, per esempio. Quindi io torno in SCP e faccio la stessa cosa. Seleziono un puntino, seleziono un altro puntino, seleziono un altro punto e dico che questi tre sono rappresentativi della mia montagna. E faccio la stessa cosa, la salvo. Ah, interessante, qua saltano fuori dei colori che sono messi assolutamente in modo casuale. È buona norma modificarli di volta in volta, quindi ad esempio il prato che è verde, io me lo faccio verde. La montagna, che in questo caso era marroncina, me la vado a fare di un marroncino circa. Ok. Il terzo può essere, per esempio, la montagna in ombra. Perché la montagna in ombra ha una risposta diversa da quella illuminata. Ad esempio, vedete qui, è diverso, si vede anche a occhio. Anche se qui in realtà è un bosco. Quindi lo chiamo, in questo caso, bosco ombra. Bosco ombra. E vado a selezionarmi le aree. Una, beh, direi che è più che sufficiente. L'ho selezionata abbastanza bene. E lo salvo. Questo lo posso fare di un verde scuro, per esempio. Come c'è il bosco in ombra, ci sarà anche il bosco non in ombra, qua ad esempio, quest'area. Quindi io vado sul mio SCP e bosco senza niente. Bosco e basta. Seleziono l'area e ok. E vado a dargli una colorazione che può essere un verdino chiaro, per esempio. Poi ho visto anche che c'è un laghetto. Quindi mi interessa avere l'acqua. Qui c'è un laghetto, vedete? Qui c'è un altro laghetto. Vediamo se lo si vede dal... Lo si vede, dai, lo si vede. Quindi io vado a creare lago, per quanto possa essere considerabile un lago. Seleziono il pixel centrale, mi aspetto che non ne prenda tanti attorno. Infatti, c'era un lago in basso, andiamo a cercare il lago, molto meglio, ok, creiamo qua il lago, l'ha preso tutto, è anche un bel esempio questo, lo salviamo, e il lago, visto che è blu, beh, l'ha fatto anche lui blu, questo è andato proprio bene. Poi ci sono le nuvole. Nuvole. Io vado a beccarmela. La faccio bianca. E infine c'è il ghiacciaio. Qua sto anche creando abbastanza classi. Di solito è buona norma non crearne mai troppe. Una decina al massimo. Però ci manca tutto l'antropico. E qui. Strade e case in realtà sono due. Non è che. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cadiamo a 9. Quindi va benissimo. Va benissimo. Allora, cosa si fa adesso? Abbiamo finito il naturale.
io voglio aumentare anche la macro classe, quindi salgo a 2 e scrivo antropico. Al posto di ghiaccio adesso scrivo strada e vado a cercare le strade. Queste sono strade. Sì, 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 la numerazione la si lascia andare avanti. Questa è una strada? Questa è una strada. Quindi io vado in merge, gli dico tu sei una strada, anche tu sei una strada. Vediamo, anche qua c'è un bel incrocio. Benissimo, mi vanno bene e le salvo. E ora le strade. Le strade le faccio rosse, non c'entra niente col colore della strada, però non ha importanza. E infine faccio centro abitato. Centro abitato è sicuramente questo. Nel dubbio vado in layer, merge, ecco, non era quello, eccolo qua. Il centro abitato è qui. E prendo un'area comunque rappresentativa del centro abitato. Ecco, in questo caso che prendo un pixel alla volta sarebbe molto più carino riuscire ad utilizzare la creazione di un poligono manualmente. Ecco, comunque ne ho selezionate a sufficienza. E il centro abitato lo posso fare per esempio arancione. Ok, quindi ricapitolando, abbiamo prato, montagna, bosco in ombra, bosco, lago, nuvole, ghiaccio, strada e centro abitato. Qui vedete un attimo un riassunto. La macro classe ID, quindi ne ho 7 di macro classe 1 che sono il naturale e 2 di macro classe 2 che sono l'antropico. E qua la classe progressivo, da 1 a 9, l'informazione e il colore. Possiamo andare avanti. Andando avanti c'è il classification. Classification ci chiede cosa uso per fare la classificazione. La macro classe o la classe? Ovviamente la classe, se no non ci sbattavamo. Facevamo una macro classe unica con l'antropico, una con il naturale, disegnavamo dei poligoni enormi che includevano tutto e a posto. Non ha senso, utilizziamo quindi la classe. Ora ci chiede l'algoritmo, c'è la minima distanza, la massima verosimiglianza e appunto un algoritmo che va in base allo spettro di radianza. Teniamo minima distanza e poi ci chiede se vogliamo utilizzare appunto Land Cover Signature Classification, no. Se vogliamo applicare una maschera, no, non ci interessa. Salviamo magari l'algoritmo e una volta fatto questo gli diamo run. Scusami, puoi un attimo riepilogare? Fondamentalmente, cambia dall'inizio solamente che gli ho detto di salvare l'algoritmo. Ah, ok. Basta. E poi gli ho dato run. Run ci chiede come lo salvo e dove lo salvo. Lo salviamo sempre dentro la solita cartella e lo possiamo chiamare classe, per esempio. Diamo salva, aspettiamo che lui esegua. Eccolo qua. Voi ce l'avete in layer, crea un bel po' di file. E diciamo che quello che ci interessa, questi io, belli, li possiamo raggruppare. Ce n'è uno finale che si chiama class, questi sono tutti i file che lui appunto gli abbiamo detto di salvare, perché gli abbiamo detto salva l'algoritmo, sono questi che ho selezionato. Io vado a crearmi un nuovo gruppo che chiamo alg, che è l'algoritmo. Vado a prendermi tutte queste... questi raster, li inserisco all'interno dell'algoritmo, lo spengo perché non me ne frega niente, spengo l'eroi, spengo il merge e questo è il risultato. Oh,
Sì, sono diversi, cioè è in base alla sensibilità. Adesso però noi abbiamo che, andando appunto sulle impostazioni, anzi sulla classificazione del raster stesso, i vari le varie classi. Quindi c'è un non classificabile, come sempre, il prato, che è il verdino, la montagna, il bosco, tutte quelle che abbiamo fatto prima. Ad esempio, il lago l'ha preso benissimo. Si è preso un po' di lago anche qui. Perché si è preso un po' di lago anche qui? Qui non ha nessun senso. Può aver senso, una cosa che può capitare molto spesso, è che confonda il ghiacciaio con le nuvole. Però in questo caso è andata da Dio, perché il ghiacciaio proprio a me l'ha beccato benissimo. Però quell'azzurro là che ha preso è acqua? È acqua. Si vede che ha una risposta molto simile e lui ha detto è acqua, secondo me. Per migliorare questo errore, o si utilizzano delle immagini con una risoluzione spettrale maggiore, quindi con uno spettro più piccolo, più vicino all'iperspettrale, per capirsi, oppure si danno delle soglie qui inferiori. Ok, perché noi non abbiamo sistemato soglie. No, abbiamo lasciato tutto preimpostato. Comunque, anche andiamo a vedere ad esempio la strada mi ricordo che effettivamente era una delle cose più critiche, perché è una risposta, vabbè, qui non è neanche andato male, perché qui comunque ci sono cose simili. La strada però anche qui l'ha beccata bene. Però dopo ti ha beccato tutto quel rosso vicino al ghiacciaio. Ha beccato tutto il rosso vicino al ghiacciaio, però anche qui la strada, guardate, non è male come l'ha beccata. Diciamo che per una classificazione fatta così in mezz'ora non è male. Non è male, poi bisogna dedicarsi, è una cosa che anche non troppo semplice. Cioè fare classificazioni di questo tipo serve occhio, e bisogna sapere anche bene cosa si sta andando a cercare. Però ad esempio anche qua bosco in ombra, questo dovrebbe essere bosco in ombra, e l'ha preso bosco in ombra. Anche qui ha preso bosco in ombra e è bosco in ombra. Se io avessi bisogno ad esempio solo del bosco, volessi selezionarmi solo il bosco, faccio un'unica classe, tutto il resto lo mette in non classificato? Sì, esatto. Dipende da come lo classifichi, però sa che deve concentrarsi solo in quel range. Si può comunque estrarre adesso il bosco, beh, sì, sì, con una maschera. Ok, questo è un attimo il funzionamento. Non so se volete provare a fare voi una classificazione per conto vostro. Se no, questo è il plugin. Poi si tratta di utilizzarlo, questa è la classificazione supervisionata, tanto per vedere, proviamo a farne una disegnando noi le aree. Quindi questo io lo metto dentro alg, e alg lo rinomino class 1, e ci metto dentro anche la ROI. Ok, torno in SCP, torno in training input e creo una nuova ROI che chiamo ROI 1, la fantasia. Ok, lui adesso è in ROI 1, benissimo. Training input, qua bisogna eliminarli perché lui mantiene. Mentre non ci viene incontro, adesso io lo chiudo e lo riapro. Se lo mantiene, io voglio eliminarlo perché non lo elimina, perché sono aperti. In realtà non è il tasto activate classification per viewpointer, ti mostra una classificazione, una preview della classificazione prima di fare la classificazione, quindi ti fa vedere com'è la classificazione prima di eseguire proprio la classificazione supervisionata. Prima che
prima di eseguire l'algoritmo. Okay. Ti dà però un... Prima devi aver già fatto una tua classificazione. Sì, esatto. Dai. Ah, perché mi sta rimuovendo la ROI. Io voglio eliminare questo. No, no, stavo eliminandogli la ROI che non va bene. Ok, allora, 1 e 1, ok, allora, io gli ridò sempre naturale, facciamo una classificazione rapida, la chiamo bosco, e disegno, anzi bosco ombra, e disegno qua il bosco in ombra. Si disegna come un poligono qualunque in GIS. Una volta dato, si dà OK. Ok. E tiriamo fuori la ROI. Eccolo qua. Non si vede qua perché è nero, però se vado a spegnere il merge... Lo si vede adesso, no, non si vede lo stesso, lo vedo sul mio, comunque te. Vado a selezionarmi il prato, adesso sul 2, prato, che è questo. E gli do OK. Vado a selezionarmi la nuvola, nuvole, eccole qui. E gli do OK. Seleziono ora il ghiaccio. Io cambio dopo le colorazioni, proprio perché vado diretto. Ghiaccio OK. Poi c'è l'acqua. Gli do OK. Cos'altro? E se io sbaglio come faccio a tornare indietro? Se faccio un punto... Se hai creato un... Un strano che voglio cancellare? Ne disegni un altro da un'altra parte. Si cancella automaticamente il precedente, se non l'hai salvato nella ROI. Quindi non posso mettermi due insieme. O con il CTRL, con... sì. Io adesso dico ok, mi va bene, non voglio più avere il naturale, vado in antropico, è già mantenuto in memoria, eh? Antropico, vado su strada. Strada, so che questa è una strada. E i limiti di queste risposte spettrali sono proprio il fatto che effettivamente non... non c'è una grande risoluzione né geometrica né spettrale, quindi si incorre in errori. Ovvio che se usiamo un'immagine multispettrale anche da drone, tanti di questi errori, anche se abbiamo poche bande, poche ma buone. Ok, io adesso... Cambio i colori, il bosco in ombra lo faccio verde scuro, il prato lo faccio verde chiaro, le nuvole le faccio bianche, il ghiaccio lo faccio grigio, l'acqua la faccio blu, le strade le faccio ancora rosse e il centro abitato lo faccio arancione. Qua ho ottenuto meno classi, sono 7. Ci siete anche voi? Bello è che mantieni in memoria tutto quanto, anche le varie classi, macroclassi, e è interessante questa cosa perché vi risparmia un sacco di tempo. Io adesso l'ho voluto provare a cancellare, però in realtà è più comodo che ci sia in memoria, proprio perché se andate a classificare più immagini è utile mantenere uno standard. Poi andiamo su classification, lasciamo anche in questo caso tutto com'è, lui è mantenuto in memoria, e facciamo run.
ci chiede ancora, io lo chiamo class underscore 1 e lui classifica. Una volta che ha finito, chiamo il layer e lui è stato bravo, è stato molto bravo. Le strade, vabbè, le becca sempre, strade le becca sempre un po' a caso, però diciamo che in questo caso il bosco l'ha beccato, nel mio caso, molto meglio di prima. È molto migliore il bosco. Anzi, avete i poligoni dell'eroi che vi rompono le scatole? Quelli neri, basta spegnere l'eroi. Bosco in ombra l'ha creato bene, li ha beccati tutti i boschi in ombra, me. E anche fatti molto bene. Ma c'è un po' di strada sparsa dappertutto. Sì, la strada, ma la strada era una criticità in queste immagini, l'avevo già provato e ho visto criticità con la strada. Okay. Quindi quasi forse non sarebbe neanche da inserire la strada, che forse è la soluzione migliore, tanto, cioè, chi se ne frega. Alla fine considerate comunque che è un'immagine Landsat a 30 metri di risoluzione. La strada, la risposta della strada, che è un pixel di 30 metri, comunque è una media dei pixel che sono intorno, quindi è ovvio che non riesca a darci un risultato troppo accurato. Quindi se dovessi fare una classificazione di questo tipo per un lavoro, vi direi, ma non teniamo la strada, non ha senso, teniamo sì il bosco in ombra, sì il prato, sì le nuvole, che comunque in caso di un'acquisizione ben fatta, nuvole ce ne sono il meno possibile, quindi non le andiamo neanche quasi a considerare. Ovviamente sì il ghiacciaio, sì l'acqua, no le strade e sì le abitazioni. Sicuramente sì le abitazioni, con molta attenzione per le abitazioni però, perché anche lì, se sono abitazioni in mezzo a delle aree verdi e l'abitazione non è tanto grande, comunque il risultato della firma spettrale in quel punto è la media di tutto quello che cade dentro quel pixel. E quello è il risultato. Volendo fare un'ultima ipotesi... No, tanto faccio questo, poi abbiamo... No, non c'è problema. Io torno in training input. Cancello questi... Anzi... Tolgo la strada. Tolgo la strada e creo una nuova ROI che si chiamerà ROI 2. Ho semplicemente spuntato la strada, posso anche rimuoverla, anzi la rimuovo, dai, via. Via tutto. Vado in ok, vado in classificazione e gli do run. Mi chiede come salvarlo, class 2, salva. Ho lasciato tutto com'era, solamente tolto la strada. In questo caso, questi li rimuovo, proprio se non creo neanche un nuovo. Eccolo qua, decisamente più pulito. Il centro abitato, per lo stesso discorso di prima, va a cospargersi un po' qua e là. Quindi forse bisogna fare attenzione al centro abitato. Training input. Vado a togliere il centro abitato. Adesso faccio una prova. Vado a togliere il centro abitato. Ok. Torno in layer e tolgo anche questa cosa. Mi tengo la ROI 2 attiva, ok, e vado a crearmi l'abitazione, ma la vado a creare utilizzando, prima avevo visto che mi funzionava meglio, utilizzando il pointer, quindi quello puntuale. E prendo un'area piccolina, così ne faccio solo una e lo salvo. La faccio rossa, dai, così si vede bene, arancione, così si vede bene. Cosa ho fatto? Ho tolto le strade, ho tolto le abitazioni, ho rifatto le abitazioni utilizzando il pointer e prendendo un'area molto piccola. Una volta fatto questo, vado in classification, tutto identico a prima, lo chiamo class 3,
Salvo. Ok, vado in layer, rimuoviamo tutta sta roba. Mi becca molta meno abitazione, però qualcosina c'è ancora. Qualcosina c'è ancora. Faccio l'ultimissima prova perché adesso ce l'ho su con queste abitazioni. Training input, vado a rimuovere di nuovo l'abitazione. Ah, per rimuovere non ve l'ho detto, basta selezionare e andare qui, su delete. Mi date ok. Ridisegno. No, no, no. Me l'ha presa senza che io gli dessi il sì va bene. No. Me la disegno manualmente. Ok. L'ho disegnata piccolissima. Vediamo se siamo fortunati. Ok, classification, run, class 4, ma è un po' di abitazione, lui se la becca sempre dappertutto, probabilmente la firma spettrale delle abitazioni in questo caso e del... Cosa c'è qui? Del ghiacciaio, che in effetti è grigio, il ghiaione. Quindi forse sarebbe stato opportuno creare una nuova classe ghiaione, qui. Fare una classe per questo. Questo non è antropico, ma è naturale. Visto che siamo qui, lo faccio. Quindi io vado qui in training input, risalgo, vado... In naturale lo chiamo ghiaia, lo disegno, lo salvo, ghiaia, di che colore lo facciamo? Il grigio è già stato occupato, me la faccio questo colore indefinibile. Ok, vado in classification, run, class 5. A questo punto mi aspetto che ok, l'abitato è molto inferiore adesso, decisamente molto inferiore. Quindi sì, questa è la strada. Per riassumere, è una cosa che effettivamente richiede un po' di occhio, perché bisogna prima di tutto individuare le classi. Anzi, prima di tutto individuare le macro classi, che generalmente, da quello che ho visto, possono essere in questi contesti naturale e antropico. Se fate altri lavori, che può essere classificazione di coperture, allora può essere anche la macro classe stessa il tipo di copertura. Però, generalmente... E poi le classi. Il minimo numero di classi rappresentativo dell'area. Ad esempio, in questo caso... Probabilmente le classi che abbiamo messo, i prati va bene, i prati in ombra, bosco in ombra va bene, l'acqua va bene, nuvole ok perché c'erano, che sono diverse dal ghiacciaio, ghiaione andava messo, perché anche qui, vedete qui, non è tutto ghiaccio, ovviamente non è tutto ghiaccio, vediamo se veramente non è tutto ghiaccio, e effettivamente no, cioè, ma purtroppo... Purtroppo no, e lui effettivamente si è beccato questo come non ghiaccio, e ha ragione. Qualcosa che ha risposte simili alle abitazioni ha dato il risultato dell'abitazione. L'acqua è un punto critico in ogni caso, e quindi quello va bene. Tuttavia è riuscito a beccare con una buona precisione anche i laghetti qua. Se vedete, questo è azzurrino, e se tolgo ci sono i due laghetti. Considerate comunque che stiamo utilizzando un'immagine che ha 30 metri di risoluzione e con un range spettrale abbastanza ampio, quindi
Cosa significa? Che se ha un range spettrale molto ampio, quello che va a prendere come numero rappresentativo, valore rappresentativo di quel range spettrale, è una media di tutto quello che è contenuto all'interno. Quindi vado a costruire una firma spettrale piuttosto grossolana. Più è stretto questo range spettrale, più è alta la risoluzione spettrale, più alta è la risoluzione spettrale, più posso apprezzare i minimi dettagli. Si passa appunto dal multi all'iperspettrale, che è proprio questa la differenza. Non sul numero di bande, ma sull'ampiezza delle bande. Ok, se non avete dubbi, chiudiamo. Se vado su Facebook così si vede. Ringraziamo Stefano Brugnaro, GIS expert e geologo, che ci ha regalato questo sviluppo accurato in dettaglio del plugin SCP per la classificazione automatica e analisi multispettrali. Ricordiamo che oggi si è aperto Estate GIS, prima data e primo appuntamento di una serie di incontri, il cui prossimo appuntamento è il 24 luglio, Il 4 luglio, cartografia e GIS nell'analisi del paesaggio rurale storico, con l'intervento della professoressa Viviana Ferrario dello IUAV di Venezia. Ringraziamo tutti per aver seguito e partecipato a questa diretta streaming. Un saluto a tutti gli appassionati. GIS Science TV, al prossimo appuntamento di Estate GIS.